Andiamo via, si parte con l'intervista. Cosa ne pensi del mondo circostante? Il mondo circostante? Sì. Per me. Allora, come sta andando l'Italia? Come va l'Italia? L'Italia va malissimo a questo momento. Ma pensi come fai tutto così il. Però ci vuole la buona volontà di tutti. Sì. In principio. Ci vuole la buona sì, in principio fu creato l'uomo, la donna e tutti gli esseri viventi. Su quel campo lì che i signori ricchi sì? sono tutti oh. la così mi piace. Ecco, i signori ricchi sì? dovessero dare un po' di più ai poveri. Sì. Ma i poveri non possono avere niente perché tengono tutto i ricchi. Sì. Allora, siccome i ricchi non hanno mai lavorato nessuno. Sì. Non ha mai lavorato nessuno e non sa come si guadagnano i soldi. Ma chi, i ricchi o i poveri? I ricchi. I ricchi. I ricchi. Ma come sono diventati ricchi, scusa? Sono diventati ricchi rubando i poveri. No, ma come? Sì, rubando davvero? I poveri. Sì, così. Che storia, ci rimango male. La discendenza così è stata. La discendenza. Che l'uomo aveva tre sordi. No, comunque stai andando bene. A uno ci ha dato un sordo e a uno ce ne ha dato due. Quello che ce ne ha dato due li ha fatti sì? tre, quello sì. che ce ne ha dato uno sì? non lo poteva spendere che non ne aveva più. Perché non ce ne aveva tre, no? Non ne aveva tre. Esatto. E allora quello teneva sempre sto soldo. Dopo un anno ha detto: ma che cazzo fai con sto soldo? Ha detto così. E dice: ma che cazzo? Ma io dice: come lo spendo? Non ce n'ho più. Sì. Invece quello che ne aveva tre li ha fatti diventare cinque, poi li ha fatti diventare dieci, poi 50, poi 1000. E poi si è appropriato dalla roba degli altri. Ah, beh, giusto. Ecco, e così è successo. Ho capito. Poi qualcuno ci ha girato le balle e andava a rubare i ricchi ecco. dalle povere. No, tu continui a parlare, io tanto inquadro il cane, no? Dopo, comunque si sente quello che dice. C'era la guerra. La gente era pure di fame. Vedi il cagnolino che vuole. Dovevano andare a rubare assieme ai ricchi. Come dovevano andare a rubare? Per forza, perché non c'era più niente, tempo di guerra. Dopo, quando è finita la guerra, tutto sì. andava, si è ripreso l'attività sì. di lavoro, si è ripreso e andavamo sì. tutti bene. Sì, giusto. Adesso invece, adesso... Ecco qua ancora, vedi che è tornato. Insomma, in poche parole, il ricco dovesse dare un po' di più e sì, ecco, qual è la morale della favola? La morale della favola è che il ricco si dovesse convertere a dare un po' di più e poi si dovesse convertere ma che cazzo stai dicendo? Si dovesse decidere a mi ha sfuggito un pezzo di discorso si deve decidere a dare un po' di più e poi per lavorare la gente è un diritto sì. è un diritto di tutti. Quindi il ricco deve convertere il lavoro e loro che hanno studiato sì. devono inventare tanto lavoro che sì. c'è tipo tutti i fiumi che rompono niente. Di astronauta. C'è ancora tanto da fare sulla Terra. È vero. Però se conquistiamo, se conquistiamo nuovi pianeti, possiamo andare... Ma non perde pianeti che cazzo ci fanno? Qui ancora c'è tutto da costruire, sì? tutto da buttare giù, le case vecchie, da fare le case nuove. Perché non facciamo tutti i grattacieli? Dare un pezzetto di terreno a tutti i poveri sì? quando pianta l'insalata, i zucchini, i pomodori. Soprattutto le zucchine. A posto da lasciare i pensionati in mezzo alla strada. Ma è vero. Tipo te, cioè magari rischi di rimanere in mezzo alla strada. Ogni città dovessero avere 5.000 metri di terra. Sì. disponibile sì? per la gente pensionata. Esatto. Portare l'acqua, sì? misurare 100 metri a ogni famiglia, dargli le seme, dargli tutte le possibilità sì. di fare, allora sì che la roba non costa niente. Sì. Si lavora e si fa la produzione. È vero, è vero. È così che si inventano le cose. Cazzo, finalmente mi sta facendo un bel discorso, sì. Porca di quella troia! A fare tutti sciopero. E la palla è arrivata, la palla è nel buco. Andiamo a recuperare. Volevi lanciarla tu?
Ogni sindaco si dovrebbe prendere la responsabilità di prendere 10.000 metri di terra, di sfruttarla a tutti i pensionati, a tutta la gente che ha buona volontà di produrre. Dargli le possibilità e farle lavorare e farle diventare persone che autonome. Valgono a autonomo. Invece le butta tutte in mezzo alla strada. È vero. E quindi come facciamo? E facciamo che ogni sindaco dovesse avere quella possibilità almeno di dare un po' di lavoro a tutti. Giusto. Le strade. E questo ha senso. Strade, fiumi, campagne, boschi. Vedi che pure fa? I boschi? Ma i boschi che cazzo ce ne facciamo, no, dei boschi? No, dobbiamo pulire, che l'acqua si assorbisce i terreni si assorbisce e non frana più la terra. La terra non frana dopo. In montagna non vengono giù. Vedi che vengono in case come fatte de. Sì, no, quello è vero. No, a parte scherzi, sì. Se ogni sindaco si prendesse la cura per esempio un prato di queste qui, 50 persone ad avere un pezzetto per ciascuno, tu fai la tua roba, io faccio la mia, se tu una cosa non ce l'hai, io te la do a te, tu me la dai a me, facciamo scambio della roba, forse scambiare i soldi. Sì. Che sorte piacciono ai ricchi. Eh beh, certo, ma tutti piacciono, anche i poveri. Ma i ricchi. Che i poveri non. I ricchi ne mettono uno sopra l'altro e si stirano da sole. Ah. In tasca dei poveri resistono poco. Ho capito. 5 minuti stanno in tasca dei poveri. Perché a loro le piace dormire tutti uno sopra l'altro. Così. Chi? I soldi. Ah, i soldi, pensavo loro che mi piacessero. Magari erano. Cos'erano? Ricchioni? Pacchi grossi. Magari erano froci che. Quindi questo per oggi è il punto di Agostino, come sta andando il mondo. Il mondo io lo vedo. Ma adesso diventa una rubrica quotidiana, cioè su Facebook, e noi vogliamo tuoi vedo... video, tuoi opinioni. Le mie opinioni è queste sono. Le tue opinioni queste sono. Okay. Che ogni sindaco dovrebbe. Sì? Prima roba di dare la roba ai poveri. E lui come la pensa? Che vita da cani, eh? Sì, ma non ti avvicina troppo perché sennò. No, capo, no! No! Vieni qui che ti do un moccicone. No! No, ci do un moccicone! A me! No, che sennò me lecca tutta la. Non voglio tutta una sbausciata del cazzo. Allora. Ho visto come si dovesse fare. Dai Agostino, fagli vedere come si fa. Lanciala. Fai vedere a questa ragazza come si fa. Dai, fagli vedere che sei ancora giovane. Che sei ancora giovane, ce l'hai ancora duro. Che forza, eh? Ce l'hai ancora duro, diglielo. È duro. Cosa è duro? Brava. Occhio. Fa il tifo, vai. Fatti sentire. Fatti sentire. Ti arriva nell'occhio. Ma cosa c'entra? Ma no, ma non vedi che sa lanciarla, no? Vedi come lancia la palla. Niente. Le palle. Ho capito come deve essere. Va bene, io sono molto contento così, quindi per riassumere, sindaci cattivi, gente buona, ok? Gente povera. Secondo me, a parte scherzo, se dovesse succedere che un sindaco, a questo di fare sempre case per loro, esatto. Dovesse prendere una buona versione di terreno, portare l'acqua, portare tutto, esatto, e poi danno il 100 metri per ciascuno, esatto. E vede che la roba non diventa mai cara, esatto. Ognuno produce la sua. Perché mi è andato a zero il volume, per esempio? Senza motivo. Volume, fai i cazzi suoi. Va bene, grazie Agostino. Grazie, questo andrà a finire